Con un contributo di 5 euro i cittadini salernitani potranno contribuire al progetto di crescita di un villaggio in Nigeria, nel distretto meglio conosciuto come l'ex Biafra. È quanto previsto dall'iniziativa Un Gol per la Nigeria. L'appuntamento con la seconda edizione della partita dedicata alla solidarietà è presentata questa mattina al Comune di Salerno e per lunedì 21 maggio alle 19 presso lo stadio Arechi di Salerno. In campo i calciatori della Salernitana che si confronteranno con una squadra speciale, la United Students, giocatori di calcio per passione con nazionalità straniera presenti nella provincia di Salerno per studio o lavoro. La squadra si costituisce una volta all'anno solo per queste occasioni e come tema quello della solidarietà e dell'integrazione attraverso lo sport più amato dagli italiani. Ad arbitrare la partita sarà Pietro D'Elia. Ma sì, ma penso che rientri nella nostra normalità, insomma, fare queste iniziative, stare vicino alle persone, cercare di avvicinare le persone allo sport, a chi ha più bisogno. In questo momento in cui poi si utilizzano determinati toni, è bene insomma che chi ha un rapporto, come dire, di grande fratellanza con tutti lo dica a chiara voce, perché è giusto che sia così. È un'iniziativa che si rinnova, speriamo che quest'anno sia ancora più, come dire, brillante dell'anno scorso, ancora più piacevole. Cercheremo di fare delle cose buone insieme e soprattutto cercheremo di fare gol per la Nigeria e fare gol per tutti quelli che si trovano in una situazione di difficoltà. Solo una partita, ma sarà uno spettacolo allo stadio Arechi. Sarà tutto insieme, ci dobbiamo divertire.